I miei ragazzi dell'anagrafe mi hanno anche preparato il presepe presso l'ufficio, tutte le segne della tradizione. Non in modo forzato, voglio dire, il tutto si fa perché ci si tiene, ecco, anche nei vari uffici, chi ha un pensiero, chi l'altro. Lo concepisce il sindaco di Covo un Natale senza presepe? No, è inconcepibile. Quando io vado in casa di una persona e osservo i quadri che ha in casa, l'arredamento, posso condividere o non condividere come è arredato il suo appartamento, però lo rispetto perché sono un ospite. Beh, allo stesso modo dobbiamo reagire noi come paese di provenienza, come paese padrone a casa propria, voglio Però dire. avrete una forte presenza di immigrati. Sì, sono circa il 20%, almeno al 31-12 del 2013 erano il 20% della Una popolazione. buona percentuale. Sì, molto alto, molto alto. Quindi anche per questo forse è importante, come dire, mantenere forti le tradizioni dei padroni di casa. Sì, perché il rischio è che le nostre tradizioni si perdano, si annacquino. Si vuole tutelare quello che è l'identità e il patrimonio culturale di questo paese. Abbiamo deciso di tutelarlo in questo modo, limitando alcune attività che non si amalgamano al contesto identitario del centro storico dei borghi rurali lombardi. Cittadino di Covo, cosa ne pensa? Mi occupo poco di politica e delle cose comunali, ma me ne Dispiace. spieghi perché sinceramente sono. E del centro storico abbiamo vietato i kebab, abbiamo vietato i sexy shop, i phone center, l'attività di compro oro. E i money transfer per tutelare la tipicità del centro. Giusto. Per il centro sono d'accordo che rimangono cose un po', però che non venga vietato anche magari nelle parti esterne dove insomma, dove ci sono magari un po' di albanesi, marocchini che vogliono vendere le loro cose alla loro gente. Salvini è un grande e sta agendo benissimo perché sta prendendo la Lega a livelli mai visti. Ora bisogna valutare ogni passaggio di volta in volta cosa comporta. La barriera contro l'invasione islamica, quella rimane importante. È importante sì, perché siamo incontro dei rischi grandissimi, bisogna fare molta attenzione, molto presidio del territorio. Questo per garantire la sicurezza e l'incolumità. Scrivi quel manifesto che vediamo appeso a quella Sì, finestra. è che tutti i comuni della Lega e anche altri comuni che non sono leghisti della Bergamasca hanno appoggiato l'iniziativa di supporto alla richiesta di grazia avanzata dai legali di Antonio Monella. Antonio Monella è quell'imprenditore di Arzago che si è ritrovato dai ladri in casa albanesi. Dopo una colluttazione purtroppo per disgrazia è partito un colpo di fucile dal quale lui aveva avuto accesso perché voleva difendere la propria famiglia e ci è scappato il morto, è morto un ragazzo albanese. Il discorso però è questo, la gente ormai deve aver paura a stare anche in casa propria perché a Monella è andata bene tra virgolette che è morto il ladro e lui è in carcere ma è in vita, ma abbiamo altre situazioni in cui il morto che è scappato è l'imprenditore. Siamo invasi Ecco, i tempi che corrono la gente cerca di ripararsi. Visto lei il manifesto appeso in piazza in solidarietà di quell'imprenditore che ha sparato. Ha fatto bene, è giusto. Noi facciamo la galera e gli altri rubano in casa nostra. Invece i kebab sono pericolosi. No, non sono pericolosi. Ma non è pericoloso niente, quando lui si comporta bene è che. Di moschea non ne dobbiamo neanche parlare. A moschea proprio non ne tenerei neanche conto dalle moschee, perché o se no se li fanno li devono controllare. Oh, se no dopo si crea un po' di. Quando arrivano qua o si adeguano o fo' di coglioni. Lei il kebab lo mangia? Com'è? Kebab lo mangia? No, la haggar mai ai marocchini, mai mio.